Torna a Napoli sabato e domenica prossima, 30 e 31 marzo, la nuova edizione della Walk of Life, la maratona a sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare organizzata dalla Fondazione Telethon. Si parte sabato mattina con l'apertura del villaggio Telethon in piazza Plebiscito, con esibizioni sportive, concerti, giochi per i più piccoli e stand informativi con i ricercatori del TGEM di Pozzuoli. Domenica via la maratona, che quest'anno comprende anche una gara podistica competitiva di 15 km. La Caracciolo Gold Run e una passeggiata non competitiva di 3 km. È importante perché ci permette di raccogliere fondi e destinare al TGEM, che è l'Istituto Telethon di Pozzuoli, e perché per due giorni insomma siamo presenti in piazza. Questa è una cosa per noi molto importante anche per dare rendicontazione e trasparenza delle nostre attività. E poi crediamo che attraverso la Walk of Life non solo si corre per la ricerca, ma si corre con la ricerca, perché in piazza ci sono i volontari, i ricercatori, i donatori, quindi insomma tutta la comunità Telethon presente a Piazza del Plebiscito. È diventato un appuntamento per noi fondamentale, non soltanto per la promozione dello sport, ma soprattutto per l'aiuto che lo sport può dare ad iniziative come questa, appunto quella di Telethon. Telethon, Comune di Napoli, oggi Caracciolo Gold Run sono una realtà. Noi vogliamo essere al loro fianco e vogliamo continuare per questo percorso che è straordinario. L'evento promosso da Telethon coincide domenica con la giornata europea del gelato artigianale e vedrà in piazza del Plebiscito il Comitato Campano dei Gelatieri, che distribuirà gelato a fronte di una donazione per la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. L'appello è a partecipare e a far partecipare. La partenza è alle 9:09 di domenica 31 marzo. L'anno scorso abbiamo superato le 6.000 iscrizioni, quest'anno vogliamo ancora migliorarci per riempire le strade di Napoli e per aumentare i fondi da destinare alla ricerca sulle malattie genetiche rare.